Smart Social Media Management, vediamo un attimo come è possibile gestire le attività sociali che in parte sono state presentate negli interventi precedenti attraverso un'unica interfaccia di gestione, in questo caso il Suite che è una dashboard specifica. L'hashtag su Twitter, comunque l'hashtag della manifestazione Voi siete in Napoli, se volete utilizzarlo, quello specifico dell'evento invece UTAP VST, okay? Quindi nel caso vogliate utilizzarlo sono questi due. In basso trovate riferimenti agli account Twitter, quindi UTSuite Italia che è l'account italiano di UTSuite, e il mio personale, in questo caso, come UTSuite Ambassador. Io sono Diego Orzaresi, mi occupo di digital marketing in generale. Qui vediamo alcuni aspetti relativi in maniera specifica al social media marketing. Questo è il programma del mio intervento. Vediamo quello che è l'approccio che spesso riscontro quando faccio consulenza aziendale o comunque quando mi trovo a relazionarmi con realtà di diverso tipo. Vediamo brevissimamente che cos'è UTSuite e poi vi ho portato qui 6 tip, quindi 6 diciamo consigli da mettere in opera per cercare di lavorare un po' meglio e quindi da una parte risparmiare tempo, dall'altra raggiungere risultati a priori migliori. E quindi l'ascolto, il dotarsi di un piano redazionale, cosa che è stata suggerita più volte nella giornata di oggi, come ottimizzare il time to market, quindi quando uscire con una determinata comunicazione, come potete fare social media marketing in maniera più creativa, quindi on the go, navigando. Poi proprio un paio di slide sull'analisi e la creazione di report. E visto che ora Manuel ha introdotto il concetto fondamentale di conversione, vediamo come UTSuite in questo caso può aiutarvi a capire come convertono attraverso Google Analytics le azioni che voi fate sui social media. Ok? Allora, l'approccio. Questa tipologia di approccio è proprio esperienziale, quindi io la trovo spessissimo nelle realtà con le quali mi relaziono. Allora, ci aiuta Homer. Quindi la prima fase è un'infinita voglia di social, come Homer vuole la ciambella, ok? Il suo must è la ciambella. Tantissime aziende sentono parlare molto di social media e quindi hanno molta curiosità, vogliono entrare in questo mondo dorato. Poi c'è la fase di formazione e consulenza, quindi le aziende o si autoformano, come ad esempio in questi eventi, oppure hanno un rapporto più stretto con consulenti, che quindi in genere il consulente ha un approccio molto strutturato, come quello che faceva vedere questa mattina Giovanni Cerminara, quindi partire dagli obiettivi e logicamente quella strutturazione porta l'azienda a doversi a sua volta strutturare e approcciare in maniera non così banale l'ambiente social, ok? E quindi successivamente si sviluppa subito una fase di resistenza in cui l'azienda, in questo caso l'imprenditore, si pone la domanda: ma veramente devo fare tutto questo per aver successo? Ok? E almeno a me capita sempre, mi viene sempre detto: ci vorrebbe una persona a tempo pieno che in azienda gestisce tutta questa attività, ok? L'obiettivo è cercare, tra virgolette, di sfatare un po' questo mito, quindi vedere come attraverso da una parte la strutturazione e da una parte l'utilizzo di alcuni strumenti si possa diminuire il tempo di applicazione, in questo caso sui social network. Logicamente quello che è un piano di digital marketing più rotondo ha sicuramente necessità di persone più
che dedicano maggior tempo. Quindi spero che la fase 4 sia appunto la scoperta, ad esempio, di Hootsuite come strumento di gestione. Okay? In questo caso Homer è contentone, saltella, anche se l'occhio è un po' balzellante in qua e là. Allora, che cos'è Hootsuite? Fatemi togliere il puntatore che mi dà fastidio. Allora, Hootsuite non è altro che una piattaforma, quindi una dashboard, una lavagna di social media management. È rilasciata in versione web app, quindi la potete utilizzare da un browser standard oppure mobile, quindi ci sono diverse applicazioni, e viene a livello, diciamo, di costo, a livello commerciale, viene rilasciata in versione freemium, quindi ha una versione gratuita che soddisfa la stragrande maggioranza delle necessità delle PMI, okay? Poi una versione pro professional che ad esempio permette la gestione in team e ha delle caratteristiche superiori, e quella enterprise che si customizza sulle necessità delle aziende molto strutturate. Questa è la curva di crescita dell'utilizzo della dashboard, e è un po' vecchiotta questa slide, diciamo attualmente sono più di 6 milioni di utenti. Questo identifica fondamentalmente una variazione di approccio alla metodologia di gestione dei social da parte delle aziende. Per cui se prima la presenza sui social network era più una fase di test, le aziende hanno capito giustamente che i social contribuiscono in maniera fondamentale alla costruzione del brand, di conseguenza a generare fiducia nell'utente, e la fiducia fa variare assolutamente in maniera positiva tutti quelli che sono i tassi di conversione. Okay? Questa è la distribuzione, diciamo, worldwide della piattaforma, l'utilizzo in America. E iniziamo, diciamo, con le tip. Allora, è stato detto più volte l'ascolto. Quindi il primo consiglio che mi sento di darvi è: curate molto la fase dell'ascolto. Per ascolto intendo sia logicamente l'ascolto del mercato di riferimento, l'ascolto del territorio, che può essere, diciamo, il vostro target territoriale, cioè laddove ci sono i vostri potenziali clienti, e naturalmente l'ascolto dei competitor. Perché l'ascolto veramente vi fornirà consapevolezza e è strafondamentale per gettare le basi per il coinvolgimento dell'audience, quello che è stato detto più volte questa mattina. Per il coinvolgimento logicamente ci saranno ambienti sociali più adatti, altri meno adatti, ok? Poi semmai questa cosa qui la vediamo. Quindi ecco, quando parliamo di ascolto sui social si parla di social media listening, ok? Quindi è appunto un'attività che ci permette di valutare ciò che viene detto, e quindi in relazione a determinati argomenti, e quindi di avere consapevolezza, prendere delle decisioni quanto più giuste possibile. E in questo caso serve a entrare in sintonia con le conversazioni attorno al proprio brand, quindi naturalmente se voi controllate le menzioni del vostro brand, che sia agenzia di viaggio, che sia, diciamo, hotel, che sia, diciamo, trasversalmente ai vari ambienti, sicuramente saprete come utilizzarle al meglio. Aumenta la conoscenza del mercato di riferimento, per cui vi può, ad esempio, il social media marketing spesso aiuta la fase di innovazione di prodotto, per cui ascoltando la necessità dell'utente potete maggiormente plasmare il vostro approccio o i vostri prodotti sul vostro mercato specifico. Monitorare i competitor, l'abbiamo detto, dare supporto strategico alle decisioni aziendali, perché io lo dico sempre, il social media marketing raggiunge il suo maggiore obiettivo quando l'aspetto conversazionale non è soltanto dall'azienda verso l'esterno, ma è anche al suo interno. Quindi quando c'è questa tipologia di approccio, abbraccia l'azienda in tutte le sue
in tutti i suoi rami. Banalmente, anche se per farvi capire, è importante che nel caso voi siate un hotel, che ne so, quando avete una recensione che sia positiva, negativa e così via, voi la condividiate primariamente con i vostri collaboratori, in maniera tale che ci sia una coscienza comune. E poi, ecco, fondamentale, crea le basi per le strategie di engagement e anticipa, aiuta ad anticipare eventuali crisi relazionali. Crea le basi per la strategia di engagement perché? Perché sui social, dove la stragrande maggioranza delle realtà è presente A, senza una visione strategica, quindi non ha progettato prima, ad esempio, cosa vuole raggiungere e così via, non ha ben chiaro cosa fare, non ha un piano relazionale, c'è un approccio abbastanza destrutturato. Dicevo, nella stragrande maggioranza dei casi, le aziende si limitano a pubblicare, ok? Quindi pubblicano, in questo caso ad esempio su Facebook, e aspettano l'interazione. Non esiste. Cioè, sui social, se voi pubblicate e aspettate l'interazione, è la morte. Perché la stragrande, c'è talmente tanto contenuto che se voi per primi non date all'utente ciò che cerca, che è il riconoscimento, tra virgolette, non otterrete niente indietro, o comunque poco. Voi pensate, ciascuno di voi credo sia ad esempio su Facebook come persona fisica, tanti ci saranno ad esempio su Facebook come azienda, quindi avranno una pagina aziendale. Voi pensate ad essere su Facebook, voi postate, ok, e nessuno vi mette il like. Avreste una esperienza di prodotto, in questo caso, non buona, cioè non sareste invogliate a creare nuovo contenuto e così via, ok? Dal punto di vista aziendale è la stessa cosa. Prima di ricevere, di aspettarvi qualcosa in cambio, prima dovete dare. Quindi l'attenzione prima voi la dovete dare invece di aspettarvi soltanto qualcosa. E vediamo come. In questo caso, per la fase di ascolto, cross social, vediamo ora un aspetto specifico, lo vediamo su Twitter, Hootsuite può aiutarvi a configurare una dashboard, nel senso una lavagna, in maniera tale da tenere sott'occhio tutta una serie di menzioni, ricerche giornalizzate e così via, che vi danno dei parametri, diciamo, che possono essere interessanti. Da questo punto di vista, com'è che è fatta la dashboard, questa lavagna? Ci sono fondamentalmente delle schede, ok, che è come se fossero degli armadi, diciamo così, all'interno dei quali potete mettere dei cassetti. All'interno di ciascun cassetto potete inserire dei flussi di informazioni che voi andate a elaborare. Quindi in questo caso si chiamano appunto schede e colonne. In questo caso, ad esempio, che ne so, qua io ho aggiunto su Twitter i tweet che erano generati attorno, ora non mi ricordo se qui è attorno proprio all'Hotel Ramada, qui un Venue Insight, quindi l'attività della Venue Foursquare, in questo caso la Venue Foursquare, una Venue Foursquare non legata a Ramada, perché logicamente non sono amministratore della Venue, ma una Venue Foursquare, diciamo, di quelle che gestisco. Un hashtag Napoli su, mi sembra, una è su Twitter e una è su Facebook, ok? Quindi sono andato banalmente a identificare dei termini che secondo me possono essere di interesse in relazione alla localizzazione e li ho inserite all'interno di schede. Questo banalmente mi dà una vista veloce con un solo accesso su che tipologia di contenuto stanno creando gli utenti in relazione a determinati topic su più ambienti sociali. Ok? Quindi, quando dicevamo prima, date importanza all'utente, non aspettate soltanto di riceverne, significa che se avete un account Twitter e identificate, sia in maniera geolocalizzata o per termini di interesse, del contenuto, il famoso USG, User Generated Content, ok, potete andare a interagire col contenuto. Quindi potete dare, in questo caso su Twitter, il preferito, che è la stellina, che è l'equivalente del like su Facebook, oppure fare un rispondi, quindi entrare in una conversazione, oppure, che ne so, retweetare.
Prima dicevo, ci sono social dove l'ascolto e l'interazione è più semplice che su altri. Cosa intendo? Intendo che ad esempio su Facebook voi come azienda dovete avere la pagina, ok? La pagina non può far altro che pubblicare e aspettare l'interazione e poi continuare nel thread del post, ok? Su Twitter, ad esempio, questa cosa non esiste, non c'è la differenza fra account fisico e account aziendale. Quindi l'azienda Oterramada può tranquillamente andare a parlare con Diego che ha fatto un tweet sul Napoli. Mentre su Facebook, se Diego non posta dentro la pagina Facebook del Ramada, il Ramada con Diego non ci parla. Okay? Questa è una caratteristica di tutti i social asimmetrici, dove non c'è parità tra follower e following, okay? Quindi dove non c'è il concetto di amicizia. Quindi diciamo che l'unico social simmetrico, in questo caso diciamo che prendiamo in considerazione, è Facebook. Su Facebook questa cosa non si può fare. Su G+ questa limitazione non c'è, micidiale, no? Su G+ si può fare veramente interazione anche con numeri molto bassi perché non c'è tanta audience. Su Instagram è il primo strumento di valorizzazione territoriale e di branding, secondo me, anche per gli hotel, le agenzie di viaggio e così via. C'è una facilità di interazione e è talmente facile ricevere indietro, cioè ricevere like, ricevere menzioni, cioè instaurare relazioni che non vi immaginate, ok? Quindi veramente, cioè Facebook sì, però dedicatevi a molto anche agli altri social. In questo caso, ad esempio, possiamo inserire su Twitter, come avevamo detto, all'interno di colonne specifiche, dei termini di nostro interesse, utilizzando quello che è la grammatica specifica. Quindi voi potete creare delle ricerche complesse in maniera tale da identificare un contenuto interessante. Poi le singole ricerche possono essere filtrate ulteriormente per parola chiave oppure per punteggio clout. Oggi si è parlato, mi sembra un paio di volte, è venuto fuori il concetto di influenza, ok? Il clout in questo caso non è altro che un punteggio che questo strumento attribuisce a ciascun utente che abbia account sociali, che parametrizza da 1 a 100 l'importanza, cioè quanto quella persona è influente sulle proprie cerchie sociali, ok? Quindi a fronte ad esempio di conversazioni molto strutturate o termini che hanno molte menzioni, voi potreste andare a identificare unicamente la fetta di persone che parlano di quella cosa che ad esempio hanno un clout, che ne so, da 50 in su, da 60 in su. In America, ad esempio, anche in Italia, in alcune aziende IT, uno dei fattori per decidere se una persona è adatta a un certo tipo di lavoro sono questi parametri di influenza, ok? E diceva stamattina Alex, lo stesso strumento permette a voi di identificare come stanno andando le vostre azioni di marketing, quindi potenzialmente se aumenta l'engagement dei vostri post, diminuisce e così via. È comunque interessante, dateci un occhio. Quindi in questo caso potete configurare ad esempio più schede e all'interno andare a inserire dei flussi specifici. Una cosa interessante della piattaforma è la gestione dei feed RSS. Non so chi di voi li utilizzi per restare informati su determinati contenuti. I feed RSS non sono altro che, diciamo, dei servizi ai quali voi vi abbonate, diciamo così, vi registrate, e permettono di andare, cioè di ricevere il contenuto di determinati siti senza che voi in realtà li visitiate, ok? Quindi, che ne so, andate sulla Gazzetta, dite registrami al feed del ciclismo e voi tutte le mattine sul vostro feed reader, che è lo strumento che serve a leggere i feed, avete i post della Gazzetta sul ciclismo senza realmente andare ogni giorno a cercarli sulla Gazzetta. Questo è fondamentalone per la gestione dei contenuti, la famosa content curation, ok?
Quindi se voi dovete creare contenuto per la vostra struttura ricettiva oppure per la vostra agenzia che sia di potenziale interesse per il cliente, va bene le foto che avete in agenzia, va bene tutto quello che volete, ma a un certo punto entrate nella morte, nel senso che non avete contenuto proprio, ok? I vostri utenti non cercano soltanto contenuto vostro, sono anche interessati a contenuti, diciamo, che per qualche motivo sono legati alle loro necessità. Per cui, banale, esempio, se voi avete, poi lo vediamo in internazionale, se voi avete il target famiglia, voi potete parlare anche di argomenti legati alla gestione dei bambini e così via, cioè non per forza dovete sempre parlare di voi, ok? Quindi cercate di essere relativamente autoreferenziali. La parola fondamentale è creare contenuto di interesse per la vostra audience, che non è detto che sia il vostro contenuto, potete anche condividere il contenuto di altri. In questo caso Hootsuite vi permette la gestione dei feed, quindi semplicemente voi inserite l'URL del feed oppure le importate e così via, quindi al mattino quando accedete alla dashboard voi avete direttamente tutte le informazioni delle quali necessitate per fare content curation, ok? E logicamente poi partendo da qua potete immediatamente condividerli su più social network, commentarli, aggiungere alla lettura successiva e così via. È molto, secondo me è un ottimo strumento anche per restare informati. Vi faccio un altro esempio, mettiamo che, io non lo so perché non ho dato un'occhiata, che ne so, Regione Campania abbia un blog particolarmente figo di vostro interesse che voi utilizzate per creare contenuto. In questo caso, diciamo, il contenuto viene da voi senza che voi dobbiate andare a cercarlo, ok? Tip 2, quindi ascolto fondamentale. Tip 2, dotatevi sempre di un piano redazionale. Spesso io mi trovo a parlare con, che ne so, l'addetto alla gestione e dice sì, ma cosa posto? Sì, ma poi non so più cosa scrivere, ok? Il piano redazionale non è altro che un documento più o meno strutturato a seconda delle necessità che vi dovrebbe aiutare a definire cosa, quindi di cosa scrivere, come scriverlo, dove scriverlo e il rate di posting, ok? E aiuta realmente a mantenere la rotta e a diminuire le resistenze alla gestione, quello che diceva Giovanni questa mattina. Se domani vi va via l'addetto, lo stesso piano editoriale può essere messo in atto dall'addetto successivo, ok? E vi lascio alcune regole che io utilizzo spesso e che in genere danno buoni risultati. Per quanto riguarda il cosa postare, ok? Qui ci sono alcune cose che potete utilizzare. Le tensioni del momento, quindi in questo particolare momento, di cosa sta parlando il mercato? Boh, come lo individuo? Attraverso l'ascolto che abbiamo visto prima. Contenuto user generated, che deriva sempre dalla fase di ascolto. Che contenuto sta creando l'utente in relazione al mio target di mercato? Voi avete idea, che ne so, ipotizzo che voi siate di Napoli e lavoriate su Napoli. Avete idea di quanto contenuto ogni giorno la gente crea su Instagram in relazione a Napoli? È allucinante. Trovate contenuto fotografico pubblico a palate, si dice in Toscana, ok? Veramente allucinante. Reputazione. I vostri aspetti reputazionali sono fondamentali. La quarta parte della buona gestione della reputazione è l'amplificazione. Quindi laddove abbiate recensioni positive, amplificateli sui vostri canali sociali. Azienda e territorio, perché? Perché ad esempio, l'avevo avuto lì, su TripAdvisor le persone recensiscono anche le attività, quelle che si chiamano le attività. Le attività sono anche le piazze, i monumenti, le attrazioni territoriali. Quello è contenuto sempre user generated, legato all'aspetto, diciamo, delle reviews. E siccome è creato dall'utente, non da voi, per il vostro utente è più importante del contenuto che voi create in maniera autoreferenziale. Quindi, ai siti, sì, belli, buoni, li faccio anch'io per l'amor di Dio, ma non ci crede nessuno, ok? Almeno io ho smesso da anni.
valori della tua azienda, territorio e mercato, la storia e quella del territorio, sono in genere post che creano coinvolgimento, la quotidianità, il famoso metterci la faccia, l'agenzia può fare post specifici sull'attività delle persone e così via, rapporti lavorativi e affettivi, quello che dicevamo, al commerciale. Il commerciale l'ho messo in fondo, ok? Il commerciale, i social non servono primariamente a vendere. Se voi allocate 100 euro su AdWords e 100 euro in Facebook Advertising e monitorate le conversioni da Analytics, lo vedete subito, ok? Però ad esempio, se poi andate a controllare le conversioni indirette e le conversioni trasversali, quindi i fattori di influenza, ad esempio del sociale, sulle conversioni dirette e così via, vedete che le sfere, non so se siete pratici di Analytics, però le sfere si intrecciano. Maggiore più è buona la vostra comunicazione sociale, più avrete influenza sulla conversione da parte del branding. Okay. Infatti diceva prima Manuel, le campagne branding su AdWords sono quelle che convertono di più, okay? Però convertiranno tanto di più quanto voi avete una buona reputazione sui vari social network, perché la reputazione non è soltanto TripAdvisor, l'avete visto, voi fate una ricerca su Google, avete le stelline sono le recensioni sulle pagine G+, ok? Se non l'avete reclamatele, perché il futuro è tutto là, ok? Su Facebook, se avete giustamente, siete come local business, avete le stelline, quello è un aspetto reputazionale. Quindi TripAdvisor sì, però tutto il mondo social è reputazionale, è per questo che è importante esserci in maniera valida. Poi potreste, ad esempio, decidere di organizzare i vostri contenuti in rubriche ricorsive semantiche. Prima Giovanni vi faceva vedere i quadratini, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, ipotizzando anche la settimana corta del social media manager, perché non ha messo il sabato e la domenica. Okay. La rubrica ricorsiva semantica vi aiuta a organizzare contenuti schedulandoli, diciamo, settimana per settimana. Quindi potreste dire, ad esempio, il lunedì parlo di questo argomento, ogni lunedì parlo di quell'argomento, quindi rubrica, perché parla sempre di una rubrica semantica, perché parla sempre di una solita cosa, ricorsiva perché ritorna a intervalli di tempo standard. Poi alcune regole generali sul come postare. Questo era un refuso della slide di prima. Logicamente foto e domande, lo sapete tutti, creano maggiore coinvolgimento. Fatemi vedere se, ok? Salto a questa. Crea anche post e solo testo senza link. Perché? Perché le ultime statistiche di Facebook, che comunque registrano una diminuzione del reach di post mostruoso in ottica proprio advertising, ok? Identificano anche che Facebook sta dando via via più importanza non solo al contenuto, il cui driver comunicativo è la foto, ma anche a quello soltanto testuale oppure link. Perché, vi faccio un esempio, perché link su Facebook? Voi non so se sui vostri siti avete, che ne so, il numero del mi piace, il like, ok? Se voi su Facebook fate un post dove inserite, è un post di tipo link, quindi inserite dentro il link e viene l'anteprima, le persone fanno like lì sopra, voi quei like ve li ritrovate anche sul sito, ok? Quindi è importante, comunque, specie in fase di test di un piano redazionale, scoprire. Quindi fate, che ne so, io in genere di default metto 50% post con driver comunicativo foto, 25 testo, 25 con link, e poi a fronte, diciamo, di un mese d'analisi andiamo a vedere come va, rettifichiamo e così via. Mantiene un numero di caratteri tra i 100 e 150, perché l'abbiamo detto più volte, l'utente non legge, l'utente ha un approccio veloce, smart, lui per primo, ok? È l'utente smart, non sono le aziende, eh? Le aziende devono essere smart perché si devono
allineare all'utilizzo dell'utente, specie quelli giovani che sono nativi digitali e mangiano pane social ogni giorno, anche se non lo sanno. Usa sempre gli hashtag, questo è un must, questo credetemi è un must. Parte da Twitter il discorso degli hashtag, su Instagram si possono utilizzare, su G+, quando voi fate dei post automaticamente mette gli hashtag, ok? Createvi un hashtag, io lo chiamo proprietario, quindi cercate di identificare un hashtag per la vostra azienda che in potenza non è stato mai utilizzato da altri e quello, come dice il mio amico Salvatore Russo, smarmellatelo ovunque, nel senso scrivetelo nella bio di Twitter, nella short description di Facebook, nelle bio diciamo tutti i social, perché vi aiuterà in maniera pesante a da una parte indurre a creare contenuto con quell'hashtag specifico e vi aiuterà in maniera vergognosa nel tracciamento delle conversazioni, ok? Io stanotte pensavo, no? Però sono mezzo malato. L'hotel Ramada, ad esempio, che da qui, spero non ci sia nessuno, non è, diciamo, dal punto di vista fisico un hotel sociale, perché ad esempio io sono entrato, io non vedo segnali sociali, ok? Non c'è un percorso sociale. Nei punti di accumulo delle persone, quindi là dove l'utente staziona, perbacco, lì è il punto ideale per far comunicazione. Ne parlavamo prima, eravamo in 6 in ascensore, tutti appiccicati, no? Nessuno sapeva dove guardare. In realtà c'era 4 uomini e una donna, quindi si sapeva dove guardare. Però realmente, ad esempio, ma è una banalità, ma l'ascensore è fatto per vendere. Io non capisco, ma perché non vendono in ascensore? No? L'ascensore è un esempio, l'ascensore è un punto di accumulo delle persone, il bar è un punto di accumulo, i tavoli sono punti di accumulo, non è la vetrofania che mettete davanti alla porta dell'hotel dove uno arriva e passa oltre, lì non me ne frega niente che ci sia comunicazione sociale. La comunicazione sociale deve essere là dove voi potete indurre l'utenza a compiere azioni. Se riuscite a legare queste azioni a marcatori di conversazione, e torniamo all'hashtag, voi sarete in grado anche di monitorarle e di conseguenza di interagire con molta facilità al di fuori dei vostri spazi, ok? Perché comunque la pagina vostra Facebook è una pagina che comunque è di una autoreferenzialità quasi ignobile. Ok, cioè siete fichissimi sulla vostra pagina Facebook così come lo siete sul vostro sito, ok? Quindi la cosa primaria non è, secondo me, tanto, è logico, far comunicazione, ma indurre gli utenti a comunicare per voi e poi interagire con il contenuto creato. Logicamente postate nelle lingue del mercato di riferimento oppure segmentate, Facebook ve lo permette. Attualmente credo l'unico strumento che vi permetta la segmentazione di mercato, quindi voi quando postate potete decidere quale audience, a quale audience far vedere il vostro post. Poi naturalmente a ciascun contenuto il suo social, quindi ci saranno contenuti che hanno per loro natura un ambiente sociale primario e ambienti secondari. Ad esempio, se oggi io dovessi organizzare la diffusione online di questo evento, faccio live tweeting e quindi devo andare su Twitter. Facebook lo utilizzo prima in fase di promozione, dopo in fase di resume, di diciamo riassunto e così via, ok? Però ogni social network ha una propria identità, quindi la potete sfruttare meglio per i vostri obiettivi che avete definito. Io tutto il pappone sugli obiettivi l'ho tolto da queste slide qua, ok? Però è fondamentale quello che mi rifaccio a Giovanni, perché mi è piaciuta tantissimo la presentazione. Da questo punto di vista, la dashboard vi può aiutare nella gestione temporale e nella gestione di più account sociali, perché voi potete inserire, ad esempio, Twitter, Facebook, LinkedIn, G+, e applicazioni tipo Instagram, Foursquare e via dicendo, e gestirli tutti da un'unica dashboard, da un unico luogo. È logico che a priori perdete il profumo
dell'ambiente sociale. Ok? Quindi è logico che la pubblicazione su Facebook attraverso Facebook è più romantica, diciamola così, cioè respirate di più l'ambiente, ok? Però è logico che se l'obiettivo vostro è fare ascolto, pubblicare in maniera veloce e così via, questa è una metodologia più smart, ma vi dà anche sinceramente meno soddisfazione, ok? Perché è meno fichetto. Le versioni Pro Enterprise vi permettono, anche nel caso abbiate strutture particolarmente complesse o comunque più complesse di una PMI, cioè più complesse di quello che generalmente serve, di strutturare la comunicazione e di gestire la comunicazione in team. Quindi potete gestire lo stesso account Twitter in più persone, la stessa Facebook, diciamo da questo punto di vista qui è standard, lo potete già fare, in maniera tale che, ad esempio, a determinate domande rispondano determinati utenti. Le frecce che abbiamo visto, l'esempio questa mattina, non è che l'ha detto e lì dietro è su Twitter, non esiste, ok? Perché a fronte di determinate domande ci sono persone diverse che, impostata la policy di presenza, danno un output univoco, ok? Però sono più persone in genere che fanno questo genere di cose. Logicamente, ecco, potete anche gestire l'assegnazione dei messaggi e così via. Un altro strumento carino sono le conversazioni. Quindi all'interno della dashboard voi potete parlare tra utenti che sono dislocati in luoghi diversi per definire un output comunicativo concordato, ad esempio la gestione di un contenuto, di una domanda particolare e così via. È proprio una chat all'interno della dashboard. Ma con la versione Pro, però? Sì, 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 con la versione Pro. No, conversazioni mi sembra sia anche in quella standard. Non mi ricordo, io faccio sempre... Perché noi utilizziamo l'Enterprise, quindi io poi faccio sempre errori tra una versione e un'altra. L'altra cosa, ottimizza il tempo market, aumenterà i tassi di interazione con la tua audience. Interazione, dentro la metrica interazione, c'è la metrica conversione, che è la prima metrica alla quale voi dovete votarvi, ok? Sempre fondamentalmente. Allora, banalità. Le tue attività di pubblicazione significa quando posto cosa, ok? Le attività parliamo di time to market, quindi come il giusto approccio temporale al vostro mercato di riferimento, ok? Quindi la fase di pubblicazione, quando posto cosa, e di ascolto, quando ascolto cosa, dovrebbero essere dettati dai tuoi obiettivi di marketing. Quando vendo cosa? Se prima a pranzo parlavamo e ho detto ai commensali, ieri mi è arrivata un'email di un cliente che a botta fa: ma mi strutturi un piano di marketing? E poi si guarda e dice: sì, ma se te non mi dici quando vendi cosa, io come faccio a dare visibilità a un prodotto che te prima non strutturi? Cioè, se te non sai le booking window di quel determinato prodotto su quel mercato, io come faccio a definire quali sono le strategie, le azioni di marketing da mettere in atto a 360 gradi? Andiamo su AdWords, facciamo performance, andiamo su AdWords, cioè non lo so, ok? Quindi tutto è dettato dal vostro piano di marketing standard. Che siate agenzia di viaggi, che siate hotel e così via, voi lo sapete se i viaggi di nozze li vendete orientativamente in questo mese o nell'altro. La famosa stagionalità di prodotto. Prima, stamani, Matsu ha fatto vedere Trends, ok? Trends è strafondamentale per capire quali sono le stagionalità di ricerca di un prodotto. Le stagionalità di ricerca sono anche le stagionalità di vendita, ok? Quindi, in base alle stagionalità di vendita, voi potete decidere quando fare comunicazione su un determinato prodotto oppure no. È inutile che facciate comunicazione sui matrimoni, che ne so, quando non la dovete fare. Ok? Quindi è quello che si definisce time to market. Quindi
definite logicamente il vostro time to market e il piano redazionale va dietro al time to market, l'ascolto va dietro al time to market. In questo caso Hootsuite in cosa vi può aiutare? Che come vedete sono delle tippe generiche, io poi cerco di riportarle sulla piattaforma. Programmando i post oppure autoprogrammando i post. Cosa significa? Significa che quando voi andate a creare un post, questo diciamo è lo schermettino per brutto che sia di pubblicazione, voi potete inserire logicamente un testo, accorciare i link attraverso questa cosa qua, fare tutta una serie di cosettine, definire su quale account pubblicare quel determinato contenuto, ok? E poi lo potete pubblicare immediatamente oppure schedularlo. Schedularlo in questo caso definendo quando e oppure lo potete autoprogrammare. L'autoprogrammazione come funziona? Questo è un algoritmo proprietario di Hootsuite che non fa altro che monitorare quando la vostra audience è maggiormente presente online e di conseguenza identifica lui a priori un time to market a brevissimo, quindi il momento nell'immediato migliore per fare la pubblicazione. È come, che ne so, MailChimp, che si usa per il direct emailing, quando vi chiede vuoi mandare la campagna subito o la vuoi autoschedulare, e lui di botta te la mette alle 7 la mattina, tanto passa sempre così, ok? In questo caso, diciamo, vi dà anche delle indicazioni su quando, anche se poi non lo utilizzate realmente per l'autoscheduling, però vi dà delle indicazioni per capire quando avete maggiore audience online. Io vi dico che se il tasso, il CTR medio di un tweet, quando c'è CTR, ok, è del 6%, con l'autoscheduler io sono arrivato anche al 40-45%, ok? Quindi realmente è interessante, è una delle cose, ok? Cioè non è la Bibbia, li butta di fuori parecchie volte anche lui. Mentre questa schermata qua è, una volta che voi avete schedulato, avete nel publisher la lista, diciamo, di tutti i post. Questo ad esempio, se non sbaglio, era la schedulazione dei post dell'account Hootsuite per fare promozione del VST in Napoli, ok? Quindi i post sono stati pubblicati, in questo caso su Twitter, a determinati orari decisi dal community manager. Quindi time to market fondamentale. Una delle ultime cose, naviga, scopri e condividi con Outlet for Chrome. Integra le tue attività social nella navigazione di tutti i giorni. Questo secondo me è molto carino, molto veloce e smart. Quindi c'è, in genere gli approcci sono due. Completamente destrutturato, quindi vado lì la mattina, sono un genio, quello che mi viene va bene, ok? Se no c'è quella invece strutturata che programma i post a distanza di mesi, ok? Questo, diciamo, aiuta nella creazione social, della gestione social creativa. Non è altro che un add-on di Chrome, che è il browser di Google, ok? Voi ve lo scaricate, una app, e la va a lavorare su diversi ambienti, ora vediamo quali. Ad esempio, da Google, se voi attraverso installata questa app fate una ricerca, qui sulla destra avete un pulsantino che vi apre quelli che sono i tweet in relazione alla chiave che voi siete andati a cercare. Per cui avete un insight immediato, sempre in finestra, sull'attività Twitter. È fichissimo, secondo me. Cioè, per una, dimmi. Qui c'è un pallottolo, eccolo qua. Questo tondello, ok, che è qui nascosto, ogni tanto ti fa ololo. Se te lo apri, lui ti fa vedere i tweet in relazione a quell'argomento, è interessante per l'interazione. Quindi io sono un social media manager creativo, ok, sto cercando di scoprire contenuti in relazione a Hotel Napoli, mi vado a vedere, che ne so, i tweet, posso interagire direttamente da qua. Quindi da qui potete far tutto. Che ne so, in questo caso, questo qui
avevo preso uno di questi post qua, cliccato sul retweet, lui mi apre la finestrella e da qui posso sempre direttamente da Chrome decidere su quale ambienti pubblicarlo, se autoschedularlo, se modificarlo, se mettere immagini e così via, ok? Quindi aiuta molto nella navigazione social creativa. Quest'altra cosa, trovate una risorsa, in questo caso Mashable, ok? Che dico, fichetto, me lo voglio mettere nel mio feed reader, ok? Quindi voglio ricevere, fate conto che desse sulla Gazzetta del Ciclismo, ok? Trovate il link del feed, ci cliccate, se avete direttamente questa app, potete aggiungerlo direttamente in dashboard, quindi andare ad inserirlo ad esempio nella tab feed che avete creato su Hootsuite. Ah, una cosa interessante che qua non si vede, questo qui che comunque è un flusso perché sono risultati di ricerca per la chiave Hotel Napoli, qua sotto avete due pulsantini, quindi lo potete da lì aggiungere come flusso direttamente in Hootsuite. Quindi quando poi andate ad aprirvi Hootsuite avete comunque sempre la ricerca Hotel Napoli, se la ricerca Hotel Napoli per voi è di interesse. Questo l'abbiamo visto, questo è la stessa zuppa, sì è la stessa zuppa. Hootsuite e Google Maps, questo è carino per l'individuazione di contenuto USG, quindi sempre user generated, partendo invece da Gmaps, dal nuovo Gmaps, che è micidiale, ok? Quindi, voi accedendo al nuovo Google Map, a fronte, diciamo, di una ricerca specifica, in questo caso avevo cercato Ramada, mi ha trovato la venue, e in questo caso, qui sotto, l'applicazione mi ci mette il tastino Tweets Near Here, quindi per aggiungere, per vedere direttamente il contenuto creato dagli utenti su Twitter, in questo caso entro 500 metri da Ramada. Siamo in zona stazione, non vi dico cosa ho trovato, però diciamo non è proprio edificantissimo, però può essere interessante per capire ad esempio qual è il contenuto che determinati utenti stanno creando attorno a una venue per voi di interesse primario, ok? Contenuto geolocalizzato. Instagram ugualmente. Hootsuite ha anche un'applicazione per Instagram, quindi voi potete, è gratuita, inserirla all'interno della dashboard e da lì ascoltare cioè cercare anche lì per hashtag e così via, si torna al discorso dell'hashtag proprietario notevole, cioè importantissimo. Anche da Instagram voi potete fare condivisione diretta attraverso Hootsuite direttamente partendo da instagram.com senza, diciamo, fare giri strani. Ugualmente da Facebook e da Twitter, se voi sempre navigate Facebook e Twitter da desktop con Chrome, quando scrivete uno status update potete direttamente sharearlo sugli altri vostri ambienti, condividerlo sugli altri vostri ambienti sociali, anche schedulandolo, ok? Quindi è interesse per fare, che ne so, per postare lo stesso contenuto a distanza di, che ne so, 2 ore su un social e su un altro perché il time to market su quel social è diverso e così via. Ugualmente su Twitter, quando voi scrivete un tweet avete il pulsantino Outlet che vi permette anche in quel caso lì di andare a lavorare più social network. Siamo in fondo, l'ultima cosa, proprio 2 slide, analizza e crea report. In questo caso la piattaforma integra da una parte alcuni report che vi derivano dal Facebook Insight o dal Google Analytics e vi fornisce, diciamo, una dashboard di reportistica, che non è che sia la super dashboard di reportistica, però può essere interessante ad esempio per capire, che ne so, se lavorate su Twitter molto con link, quali tweet, cioè il tasso di CTR e così via. Può essere, è una cosa, comunque ci sono dei report gratuiti, male che vada non servono a niente. Ultimo, integra Hootsuite con Google Analytics. L'abbiamo detto, siccome lo strumento di conversione primario per voi è il website,
ok? E per voi la conversione, che impostatela come volete, è comunque l'azione da voi cercata primariamente, che sia una vendita o una, la generazione di un lead, quindi di una richiesta di disponibilità, ad esempio, o l'iscrizione alla newsletter può essere un lead, cioè può essere un obiettivo, ok? Quindi abbiamo detto su Google Analytics, che gestisce le statistiche del sito web, voi potete andare a postare tutti questi obiettivi. Di conseguenza potete andare a capire come i vostri vari segmenti di visibilità stanno performando. State facendo direct emailing, sapete a fronte dell'accesso al sito quanto ha convertito. State facendo AdWords, andate a vedere quanto ha convertito, qual è il costo per conversione e così via. Lo potete fare anche via social, in questo caso in maniera più strutturata di quanto non sia fattibile normalmente, andando a valorizzare in questa scheda alcuni parametri, quindi li vediamo, il referral, il metodo di consegna e il nome della campagna, per cui in questa maniera voi andate a configurare un link corto che all'interno però ha tutta una serie di indicatori che vengono tracciati in automatico da Google Analytics, per cui a priori potete sapere meglio, no, qui non entro a fondo che è un dramma, come performa, come stanno performando le campagne di le campagne sociali, se logicamente il vostro obiettivo di quella determinata campagna è la lead generation, ok? Quindi la generazione di vendita o di contatti profilati, ok? Questa è la schedina, io vi lascio, che Hootsuite sia con voi e con i vostri social.